Noi abbiamo individuato circa 150 interventi per 180 interventi per complessivi 136 milioni di euro, classificati come priorità alta e di urgente attuazione. Significa che vanno a intervenire su interventi prioritari, appunto su situazioni in cui gli interventi vengono definiti prioritari, ma su cui ci sono delle potenziali situazioni di emergenza di natura immanente. Unitamente a questi vi sono altrettanti interventi per complessivi 200 milioni di euro, parimenti definiti ad alta priorità. Quindi complessivamente noi cercheremo in tutti i modi di ottenere finanziamenti per oltre 300 milioni di euro per poter davvero procedere a interventi non in natura pluriennale, non in termini pluriennali, ma immediati per l'intera priorità alta. Il 1° dicembre dovrebbe venire in visita in Abruzzo il capo della Protezione Civile, Gabrielli. Cosa farete vedere? Allora, intanto cercheremo di anticipare il lavoro svolto e che ufficialmente consegneremo al governo il 4 di dicembre, nell'occasione in cui siamo stati convocati. Noi riteniamo di essere già pronti per quella data, per cui anticiperemo questo lavoro e soprattutto lo accompagneremo in giro per il territorio mostrandogli alcune delle più importanti emergenze sul piano del dissesto idrogeologico e quindi sull'esigenza di consolidamento di taluni centri abitati come quello di Mosciano Sant'Angelo o quelli della Valle Roveto, oppure quella della città di Chieti o anche alcune emergenze oramai storiche presenti in provincia di Pescara.